Ciao, come va? Qual è la tensione di quest'oggi? Siamo un po' preoccupati, però insomma speriamo bene. Come te l'aspetti questa terza prova? Beh, credo se possibile di farla al massimo, cercherò di impegnarmi. Le altre prove invece come sono andate? Possiamo fare un bilancio? No, le altre prove credo sono andate bene perché il tema, bene o male, si fa e la prova di fisica è andata più che bene, anzi. L'impressione della giornata, come ti senti? Sto un po' in ansia rispetto alle altre prove, anche perché queste sono più argomenti, più difficili. Invece, meno male, le altre prove, il tema era più semplice. Pure la prova di fisica, diciamo 6 ore, c'era pure il tempo, fa tutto. Invece mo un'ora e mezza, quindi... La commissione? Com'è la commissione? La professoressa di chimica, già quella di informatica, già hanno fatto vedere che sono un po' più severi, quindi speriamo bene. La tua impressione? Beh, la mia impressione è abbastanza negativa, perché questa prova è abbastanza difficile, più che altro perché i professori scelgono solitamente domande comunque complicate, anche perché l'altra classe dentro non dà segni di vita, per cui penso sia negativa la situazione. Quindi come è passato questo fine settimana? No, questo fine settimana tranquillo comunque, molto tranquillo. Cosa porterai nel cuore del tuo istituto? Sicuramente il rapporto che si è creato tra noi, quello prima di tutto, e poi anche quello instaurato con alcuni dei docenti, che indubbiamente siano pieni di comunque di umanità. Com'è andata la terza prova? Buongiorno. Bene, molto bene. Cioè, ho risposto a tutte le domande, infatti sono uscita per prima, quindi è andata abbastanza bene, spero. Da che cosa erano composte le domande? Allora, c'erano domande di storia dell'arte, di inglese, di catalogazione, di matematica e di storia dell'arte. La commissione com'è stata? No, abbastanza, basta che non parlavamo in pratica, quindi è andata, non lo so, spero bene. Una tua impressione? Ho avuto un sacco di paura, perché diverse cose non le ricordavo per la tensione, però quello che ho ricordato alla fine ho scritto, spero sia andata bene. Una impressione sulla terza prova? Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, le capacità che avevamo e... Vedremo poi il risultato. Ciao, un'impressione sulla terza prova? È andata tutto bene, spero che è andata tutto bene. Una vostra impressione sulla terza prova d'esame? È andato tutto bene, credevo peggio sinceramente, però bene, a posto. Le domande come ti sono sembrate? No, erano facili perché comunque erano argomenti che avevamo affrontato durante l'anno scolastico. Cosa ti porterai nel cuore della tua scuola? Bah, sicuramente le esperienze passate con i compagni e anche l'insegnamento dei professori, ciò che lasciano comunque è importante. E voi festeggiate in questo modo, vi abbracciate, come è andata la terza prova? Speriamo bene, incrociamo le dita, non lo sappiamo. Devi ancora farla la terza prova? L'abbiamo fatta, però speriamo bene che i risultati siano andati bene, positivi. E qui invece cosa dite della terza prova, come è andata? Festeggiate, quindi presumo sia andata bene? Non completamente, però comunque si festeggia. Buongiorno ragazzi, avete già fatto gli esami o dovete state aspettando? Ah, benissimo, com'è andata? No, è stata semplice, cioè, c'erano difficoltà ma si poteva fare. Te l'aspettavi così? Sì, diciamo di sì. Come sono andate invece le altre prove? No, vabbè, le altre prove è meglio della terza secondo me. Invece per quanto riguarda la commissione come ti è sembrata? Beh, la commissione è abbastanza buona, abbastanza accettabile, tranquilla diciamo. Adesso lo possiamo dire perché la terza prova è passata, ma avevate anche bigliettini nascosti dappertutto? No, questo no, avevamo studiato un po' per la terza prova, anche se è molto più semplice del previsto. Proprio studenti modello? Molto modello. E tu invece che dici, com'è andata per te la terza prova? Spero bene, ma qualche perplessità. Come mai perplessità? Per diritto e inglese, che non sono molto bravo. E invece a te com'è andata la terza prova? Quali sono le impressioni? Non mi esprimo fin quando non vedo il quadro, perché non lo so proprio. Non lo so.
Qual è il tuo stato d'animo adesso che insomma hai svolto la terza prova? O almeno la parte peggiore, penso, degli esami di Stato è già passata, no? Con gli iscritti. Beh, speriamo. Più rilassati, certo, di stamattina quando siamo entrati, però speriamo che è andata bene. Come descrivi con un'unica parola questa maturità? Stress. Ciao ragazzi, avete già fatto l'esame? La terza prova? Ancora non abbiamo fatto l'esame. Come ti senti? È un po' teso. Come ti aspetti questa terza prova? Spero che è facile. Come ti senti? Assai tesa. Le altre prove invece come sono andate? Beh, diciamo, discretamente. Possiamo dire, ma vi siete muniti di fogliettini vari? No, ancora no, veramente staremo aspettando, però abbiamo studiato e cerchiamo di fare qualcosa anche noi. Come te l'aspetti questa terza prova? Ma più facile delle altre due, però un po' di preoccupazione c'è sempre per quello che possono fare i professori e per quello che può succedere. Ci aspettiamo un po' di preoccupazione, ma crediamo che andrà bene, ormai è finita. In bocca al lupo. Crepi. Ragazzi, state aspettando la terza prova? Sì, stiamo aspettando la terza prova, però non sappiamo fare quasi niente. Ma come ti senti? Bene. Come ti senti? Emozionata. Tesa. Come ti aspetti questa terza prova? Sarà difficile. Un aggettivo per definire la tua maturità? Oddio. Ciao, come è andata la terza prova? È andata abbastanza bene. Com'era? Non era proprio difficile, però diciamo che siamo riusciti a farla. In che cosa consisteva? Diritto, storia, poi c'era matematica, cosa c'era più? Inglese e informatica. Come ti è sembrata? Vabbè, sostanzialmente era un po' difficile, ma se uno aveva studiato nel corso dell'anno poteva farla, anche perché era risposta multipla, non era risposta aperta come altre scuole. Qual è il tuo stato d'animo al momento? È un pochino agitato, sperando che è andata tutto bene. Le altre prove invece come sono andate? Abbastanza bene, tranquillamente. Ciao, com'è andata la terza prova? Tutto bene, speriamo che abbiamo un voto molto alto, almeno questo. Hai studiato, sì? Diciamo, un po', il minimo. Tosto, e poi con 20 minuti di ritardo tutti i commissari ti guardavano leggermente storto. Ciao, com'è andata la terza prova? È andata benino. Adesso come ti senti? Più sollevato. E le altre invece, le altre prove come sono andate? Sono state più dure, ma sono andate anche lo stesso bene. La commissione come ti è sembrata? Sembrano brave persone. Cosa porti nel cuore del tuo istituto? Mancheranno le amicizie, io anche il rapporto con i professori, certo mancherà, con i bidelli. Vabbè, è stato un po' difficile, però alcuni argomenti erano facili, quindi speriamo di essere passati e di ora aspettiamo l'orale e vediamo un po' che risultato esce. Un'impressione sulla terza prova? La terza prova è un po' difficile, però quello che abbiamo fatto ormai è fatto, lo aspettiamo gli orali. È un po' di ansia, però tutto il resto, speriamo bene. Le altre prove invece, come sono andate? Prima più o meno italiano è andata bene, la seconda un po' così, però purtroppo questo è. Facciamo un appello ai tuoi professori. Professori in generale. Vi ringrazio per quest'anno scolastico e niente, speriamo che andrà tutto bene per l'esame. Niente, questi sono i commenti. Naturalmente bisogna studiare anche da parte nostra, quindi ci vuole un po' di impegno, però la commissione diciamo che è abbastanza tranquilla, però se non studiamo non passiamo sicuramente. Un commento sulla terza prova? È abbastanza, né difficile né normale, però c'erano quesiti abbastanza difficili. Te l'aspettavi così? Più semplice, più facile, più difficile? Aspettavamo tutti così.